Zodi 105 presenta Teste di casting. Una grande azienda di mobili russa vuole promuovere in Italia i nuovi prodotti semplicissimi da montare. La vittima dovrà illustrare con il nostro complice la facilità di montaggio di questi complementi di arredo, ma davanti a alcune difficoltà tecniche il nostro attore comincerà ad imprecare e a rompere i mobili in un crescendo di isterismo. Porca miseria, è arrivato direttamente da mille anni fa. Solleva quei due sacchi. Vedi i due sacchi dietro di te? Apri le braccia. Tutte proprio. Più di così non ce la fa. Adesso gli spuntano sei ernie. Per quale motivo? Perché volevo vederlo soffrire. Perché sei qua? Perché la Liti Golovsky è un'azienda russa, diciamo è l'azienda preferita da Putin, perché hanno questo geniale metodo di assemblaggio semplificato. Adesso facciamo entrare Girmo, è il montatore ufficiale che abbiamo fatto arrivare dalla Russia. Eccolo qua. Ciao caro. Posto. Ok, adesso gli chiedi scusa e gli dai tre bacioni forti sulle guance. Scusa? No. Io scusa. No, scusa. A posto. Adesso torni indietro e lo abbracci. Ok. Scusa. Sì. No, adesso torni indietro e ti metti in ginocchio e gli chiedi scusa. Vabbè, basta. No, scusa perché io so che... Vabbè, a me, scusa. Che situazione paradossalissima. Lui è un po' dubbioso adesso. Adesso ce l'ha un po' sta cosa, dice. Ha preso tre bacioni e un abbraccione da un gigante barbuto. Vabbè, allora, illustriamo la semplicità di montaggio. Poi entriamo nel vivo. Ricordati, 2 minuti è il mobile più facile da montare. Siamo pronti per montare il nostro mobile che, come ricordiamo, si monta con semplicità. Bastano pochi secondi, massimo un paio di minuti. La dimostrazione che bisogna fare così: è un legno resistente, se quando apriamo e lo lasciamo per terra si rompono, rimandiamo alla casa madre, ma non è quello che succede. Si sta disunendo però adesso, eh? Scusa Andrea, un attimo, Girmo, che fai? What do you want this Guarda l'altro come è perplesso. Dai, cominciamo il montaggio. Facciamo il montaggio come il nostro libretto di istruzioni, chiaro, semplice, divertente. Lui monta, io lo guardo, mi diverto. Ogni tanto fa qualcosa. Spuntagliela addosso, Ma chi non fa qualcosa di strano? No, Girmo. No. Girmo, fai un urlo incredibile, no. Un urlo. Socio! Urla! Ostia! Non capisco il russo! La fiaschia! Guarda l'atta! Ma quale di russo? Basta con questa commedia! Mi sono rotto i c***oni, dai! Oh, Gianni, hai rotto i c***oni tutto il giorno! Ma ragazzi, ma questo l'ha capito che non sono russo! Dai, porca p***a! Tu sei lì e devi fare... Poi sì, quando... adesso vengo lì e ti spacco la faccia! Dai, prova! Basta, eh? E mi c***o, Andrea. Allora, adesso prendi il trapano e mentre lui deve dire la sua cosa, tu disturbalo col rumore. Ciao, sono Andrea. Una dimostrazione di come la semplicità può unirsi al divertimento. Sai che sei veramente una persona fastidiosa? non fa lo spirito simile. Dai. Ehi, tu ti devi permettere di fare roba del genere, hai capito? Eh? Io ti ammazzo di botte, figlio di... Come fa? Perché è scappato? Figlio di... Guarda che c***o ha fatto la faccia sto bastardo! Dove c***o è? Dove c***o è sto bastardo? Ammazzo sto figlio di... È qua fuori, guarda che se ne fa, ma... Andiamo dentro noi? Sì. Chiedi al ragazzo, il ragazzo lo sa. È stato lui? No, lui è un c***o che è finito su Italia 1 per sbaglio. Sei su Italia 1!